Beh, ragazzi, ecco qui il vostro Diablo Dex, il mio amico Simone Ciao in ragazzi. arte. Aspetta, chi eri? Massimo Giletti, ragazzi. No, Massimo Giletti. no, Poi qui c'è il mio amico anche Marco veramente era Pavone. Montolivo. Montolivo, ragazzi. Gli Allora, stanno dicendo tutti, tranne quello vero. quello vero chi è il más grande? Eccolo lì. Allora, ragazzi, sto facendo l'unboxing oggi che è il 11 gennaio, l'1:36, per farvi vedere che io non sparo cazzate. Eh no, perché io ci tengo sempre a precisare, Sì, no? il 36 e qualche secondo. È 36, è 37 ormai. Allora, stiamo parlando di un unboxing molto importante, E te giusto? lo passo io. No, eccolo qui. È Ah, no, questo ah, l'unboxing, ragazzi. Quello è l'unboxing reale. Allora, guardate che unboxing importante. Non è un unboxing, è un tagliocchio, cioè tagliare. Della certa ignoranza. Di una certa ignoranza, ragazzi, vedete? Sono delle bombe alla crema. Ecco qua, che noi taglieremo. Vabbè, dopo le tagli ce le mangiamo. Beh, non è che le guardiamo solo. Ce le mangiamo. Io penso che perché a noi ragazzi piacciono le bombe. Esatto. Cioè le bombe nel senso. Piacciono le bombe, le gialle, aspetta, ti teniamo a precisare non le bombe dove si fa la guerra. No, le bombe e le pere. Giusto? Per precisare. Per precisare. Ok, allora poi ragazzi, c'è chi c'ha i capelli, chi non ce l'ha, ma quelli posso dettagli. Vabbè, io con Marco, il mio amico, ci scherzo perché ci conosciamo, che avevamo 13 anni. Allora ne avevo. Il famoso ponte, dove mi disse che sto arrivando. Vabbè, lasciamo. Vabbè, mi passi l'unboxing serio da passo fare? Io, vai, sì, allora, c'è un unboxing serio da fare, ragazzi. Una chicca, non le stronzate che vendono qui in Italia. Ecco, salve, sono Troy McClure. Forse ecco. Ricorderete di me nel servizio quale PES mondiali 2014. No, basta che cazzo fai. No, le cazzate. Allora, sempre. Ecco qua, ragazzi, cioè, guardate che stile qui. Qui è questione di stile, cioè faccio vedere tutti i lati, come se fosse. Grande, qui grande. È meglio di un perizoma, possiamo dire. Grande. Ecco, tutto in giapponese, perché in Italia già è troppo che hanno fatto la colonna sonora che la canta Moreno, per grande. Cortesia, per non cantarla più. Ricordiamo un pezzo solo del ritornello. Sì, c'è un pezzo solo bello della canzone che dice che c'hai da fare! Fare. No, salcio, ma bello, fa ridere il cazzo, per quello, se noi ci fa ridere il cazzo, giusto. Moreno, un appello, non cantare più la canzone di Lupin perché mi cadono le palle a terra. Moreno, cioè, se questo meglio, devo dirlo. Hai visto in TV? Hai visto quello là? Comunque ragazzi, passiamo all'unboxing di questo, che poi la scatola è così, ma il pupazzo è più lungo, quindi qualcuno, ecco, o qualcuno sarà più contento. Ma poi sono dettagli questo, questi, vabbè. Allora, passiamo subito. E qui è come tagliare un traguardo. Ah, vi dico che questo qui è il primo dei cinque pezzi. La prima uscita, perché poi ci sarà Gigen. Tutta la banda più. La terza, la seconda uscita è Gigen, dovrebbe essere. La terza, Fujiko. La quarta, Gemon. E la quinta, Zenigata. Quindi poi si chiude. Sì, li prenderò tutti perché l'importante. Non stiamo qui ecco. A mangiare la con. Quello, ragazzi, ma è quello. Allora, qui andiamo con delicatezza, ragazzi. Ah, ma vedi, cioè, vedete lo stile giapponese, ragazzi? Chiudono tutto da tutti i lati, non come qui in Italia sì, che sì, lasciano sì, sempre il varco aperto è per vero, inculare in qualche pure. Modo, ti rubano ragazzi. Pure l'anima. Sì, qui come ti giri il culo, tac, è un attimo, ragazzi. Cioè, allora, questo è un bel unboxing. Mi piace. La canzone di Moreno, c'hai da fare. Critica al paese. Allora, no, ma Moreno quando canta è una critica a se stesso. Cioè, non è quello che. Dovete sapere che la canzone il rapper solo questo. C'hai da fare. Ok. E come vedi, esci oggi? No, vabbè, se c'hai da fare. Allora, ragazzi, ecco qui è tutto. Sigillato, perché poi non dite che Brado vi fa gli unboxing già aperti una sega, ragazzi. Poi originale giappo, no? Originale. Ecco. Quelli falsi ecco, va. Allora, vabbè, con noi sono pure negozianti seri, ma sì, no. Poi c'è anche qualcuno che tranne fa c'hai uno da che mi voleva fare. Vendere cioè, tranne uno che voleva vendere Kaneki sbiadito 50.000 euro. Vabbè, poi vabbè ragazzi, anche a Luca Comics ci sono dei fenomeni non indifferenti, sì, insomma, tornarci in quello stand per dirgli una cosa, però poi non so ma vabbè ragazzi, più che altro ci sarei voluto tornare io per dirgli due cose, ma poi grande.
i miei amici non mi ci portano perché sanno che non ho peli sulla lingua. No, lui era andare... a mangiare gli spaghetti di Naruto, anche detti? Spaghetti di merda. Sì, perché giustamente. Ragazzi, vi dico solo una cosa, se stavate a Lucca con noi avreste visto il meglio di questa persona. No, o il peggio. Meno male che non abbiamo filmati che possano registrare. Mazza che stivaletto. Hai visto? Vuoi dire portare mio padre? Tuo padre? Tuo padre è un grande signor Dino, che lo saluto perché è una grandissima persona. Grande, quindi consiglio di guardarvi la serie L'avventura c'è italiana. C'è il montaggio. Ragazzi, il montaggio. Allora, qui c'è il pacco, vedete? Il pacco opening. Il pacco opening c'è lì. Poi c'è, vedete, il pezzo qui, questo qui. Poi vi faccio anche il set fotografico, così non vi lamentate, vi c'è metto anche pezzi. Le foto. Ecco, allora. Ah, beh. Ecco qua, vedete com'è. Che stile. Livello. Sappiamo che a Luca la parola che stile contava molto. Sembra stramaccioni questa giacchetta. Stramaccioni sembra stramaccioni. Ecco qua ragazzi, guardate qui. La basetta è qui. La basetta è quella di Luca. Beh, la cazzata sembrava preparata. Invece no. Guardate qui ragazzi che stile. Tra calcio mafia e zombie c'è, ecco qua, 26 centimetri d'altezza, ma volendo anche in lunghezza, anche no, perché comunque se bisogna metterlo così anche in mortezza non è molto ten. Oh, scusate, facciamo tan, no. È un particolare della basetta, quella di Lupin proprio. Sì, vedi la basetta di Lupin, grande, ecco. Grande. Insomma ragazzi, è un bel pezzo questo, ci piace. Ci garba qualità, poi c'è l'appoggio qui, l'appoggio come lo appoggio o col tacchettasso. Col tacchettasso che va messo qui per farlo reggere, ragazzi. Grande. Ok, poi lui si regge. Voi non lo vedete, ma tanto basta che lo vedo io. Poi lo vedete. Lo mette in bilico. È ubriaco. In bilico. E così io. È arrivata dopo la cazzata. Perché non. Marco, lo devi fissare meglio. Lo devo fissare? Lo fisso? No, non lo fisso con lo sguardo, ragazzi. Quindi, no. Mannaggia santa. C'ha Santa, oppure in Zaffronda, c'è pure in Zaffronda, lo conosci in Zaffronda? Zaffronda è un personaggio, una personaggia... E c'è una personaggio che si chiama Zaffronda, ragazzi. Che poi un po' liscio. Avevo buscato, ragazzi, poi sono cazzi nostri, lo fallo mantenere, perché sì, ce la vediamo noi, ragazzi. A voi faccio le foto e va bene così. Quindi, questo è stato l'unboxing di Lupin, ecco, dell'avventura italiana, dell'avventura dove italiana. Spero che con questo unboxing Moreno non canti più la canzone per l'amor del cielo lì. No. Giorgio Vanni sì. Ah ragazzi, adesso c'è un quiz che non riguarda l'unboxing, ma sti cazzi, facciamolo, vai. Allora ragazzi, io adesso farò un'imitazione, voi dovete indovinare, scrivetecelo nei commenti, cioè l'imitazione di un'esultanza di un famoso calciatore e voi dovete indovinare di qual è. Diamo un aiuto. Calciatore. Non diamo aiuti, altrimenti è troppo. Vabbè, gioca. Allora, questo calciatore gioca nella mia squadra, è presente, quindi chi segue me? Pescara di fatto. Ecco, chi segue? Giusto. Il gameplay di PES. Giusto. Vedendo questa imitazione, questo giocatore presente nella mia squadra MyClub può avere un'idea. Vai, vada con l'imitazione, vada. Dopo diamo un suggerimento dopo. Allora, l'imitazione è questa. Cioè, quando segna... L'hanno capito. No, basta. La parte finale, però, comunque è così. L'hanno capito. Cioè, io tifo per quella squadra. Lui, invece, tifa per la squadra rivale. Io tifo per un'altra squadra che esulta il suo giocatore più importante, è così. Non si è capito per niente. Ragazzi, giusto. Vai. Comunque, il giocatore che ha fatto lui è anche un roditore. Ragazzi, noi vogliamo precisare una cosa: che non siamo ubriachi, siamo così. No, naturale. Di natura. La piadina, immaginate se ci ubriachiamo, cosa cazzo succede? Cioè, allora. È capitato, ci sono state delle serate. Questo è il primo pezzo della collezione Lupin. Guardate la faccia, guardate che stile. Ci dispiace che non abbiamo un contributo video, cioè, però l'ambulanza era quella dei Transformer, abbiamo fatto un macello quella sera. Sì, ma ragazzi, è una cosa che riguarda 6 anni fa. Sì, che 6 anni fa? 10 anni fa, ragazzi. Però riusciamo a recuperare un contributo. No, era 10 anni fa perché era morto mio nonno, quindi 10, sì, era l'anno, quindi è stata l'ultima Champions
Jones. Sì, esatto. Quindi ragazzi, l'unboxing si conclude qui di questo fantastico Lupin che io vi consiglio di comprare dal negozio del mio amico Playmore, dove il prezzo lo fai tu che sei il cliente. Esatto. Questa è la particolarità del Playmore, sei tu che può darti. esatto. Quindi ragazzi, no, a proposito, vi lascio il link del sito del mio amico qua, di Marco, perché voi chiamate, che è in perenne costruzione, però ecco, spediamo, è in costruzione, poi facciamo così, voi se quando pagate, chiamate, spediamo, ecco. Quando chiamate Marco, gli dite: io sono un iscritto al canale di Diablotex e lui vi offre una piadina. Ancora quello là dietro. Vi vogliamo bene. L'unica cosa, ragazzi, chiamare dalle 5 del pomeriggio. Vediamo pure una pizzetta dentro il bar. Esatto. Poi vi lascio il link del sito del mio amico, perché si occupa di modellismo, ma è una persona seria su quel campo, su altri. È serio anche. E poi, ragazzi, ditemi: secondo me vi somiglia a Checco Zalone? Lui dice di no. No, non solo per il fatto della pelata, che Zalone. Spero più tre seghe, comunque no, c'è Zalone. Fabrizio, non voglio ricordare l'aneddoto del Takada, perché sennò... Vabbè ragazzi, allora ci siamo! No, è off topic! Allora ragazzi, allora... Sennò dura troppo il video. No, vabbè, è come... Mo fai un'imitazione lui di Giusy Ferreri. Vabbè dai, cosa mi canti? Volevo te, la canzone nuova. No, mi faccio quella da Roma a Bangkok, però al video di quello... Vabbè, allora... Al video speciale 5.000 iscritti ci sarà anche Simone, vi canterà da Roma a Bangkok. Esatto. Ragazzi, io sinceramente io sinceramente non vado per una ragazza a Roma a Bangkok, faccio prima sentirmi su WhatsApp, perché non è che posso posso andare a Roma a Bangkok, giustamente ragazzi, cioè di macchina arriva. Appunto, cioè ma c'è la mia ragazza che dorme lì. Vabbè, ragazzi. Comunque io già ho detto alla mia ragazza che posso averne altre, perché essendo che comunque la mia ragazza non è molto alta, no? Per avere una ragazza più alta, diciamo che così, faccio un esempio, questa è la mia ragazza e questo è quello che manca, no? Quindi devo averne un'altra. Si possono salutare nel video YouTube altri YouTuber? Si possono salutare? Si può fare, se ci cagano. Nonostante quello che indosso oggi, non tifo, simpatizzo, interista, volevo salutare il ragazzino quello della Roma, quello mi fa ridere su YouTube. O YouTube che dice quello che fa: ciao ragazzi, pochi cazzi, boom, e tira una botta fortissima. Ma io non lo so, a cazzo durissimo, contro il batte botta, a cazzo durissimo, un grande, è simpatico lui. Allora, a questo punto tu chi vuoi salutare? No, ragazzi, saluto tutti Frank Matano. No, saluto tutti quanti voi, perché io per quanto riguarda l'argomento YouTuber non mi esprimo, perché poi dopo fra 30 anni apro un canale io Fra 30 anni. Ok, sì. Quando YouTube è andato in pensione in pratica. E magari ci sarà poco Diablo Tube, Twitter che prende c'è fuori una figa. Esatto. Mostro, tipo così. Compratelo, è bello. Cioè, compratelo è bello, da Playmore paghi sempre di meno ed è più bello. Il negozio dove il prezzo lo fai tu. Ecco, allora, ciao, salutiamo. L'unboxing di Lupin. Grande. Arriveranno anche gli unboxing di altri che arriveranno. Quindi un saluto a tutti al vostro Diablotex. Simone. E Marco. Marco, ci sentiremo con i prossimi unboxing. Sempre Rocker non la bestia, però devo fare un saluto. Vai. Perché quando si parla di cose giapponesi, io devo salutare la mia amica, collega youtuber Shoji. Ciao Rossella, un bacio. Shoji, vai, grandissima Rossella. Shoji, una paesana mia. Shoji, una paesana mia. Perfetto, vai. Ciao Shoji. Ok. Ciao a tutti, ciao ragazzacci, alla prossima. Ciao ragazzi, pochi.